Dottoressa Monterosso, finalmente Palazzo Reale e la Cappella Palatina riaprono ai turisti con un percorso in totale sicurezza, ovviamente. Riaprono assolutamente ai turisti, speriamo del mondo, a questo punto con gioia e con grande responsabilità. Questo è opportuno, esattamente come stanno facendo tutti gli altri siti della Sicilia. Questo permetterà di aprire un volano per guide turistiche, tour operator, i commercianti della zona e non solo. C'è una rete di professionalità che si mette in moto. Speriamo di essere all'altezza della situazione e speriamo sempre il meglio. Il nostro motto è Art is Life, con cautela per quello che discende dalle leggi per la salute di tutti, ma con la consapevolezza che l'arte è fonte di vita. Arte e turismo, due pilastri fondamentali di questa isola. Ma io credo che questa sfortunata e terribile pandemia abbia insegnato a tutti quanti, a tutti i territori, che l'arte e la cultura sono fondamentali e sono fondamentali anche per l'economia. I primi turisti, apre Palazzo Reale, la prima occasione anche per vedere questo splendido posto. Sì, sicuramente, è giusto ripartire da qui e dalla nostra Italia che si è, diciamo, spenta in un momento molto, molto critico, però è giusto ripartire da qua. Tu sei palermitano, conoscevi ovviamente questo posto, hai atteso, immagino, la riapertura. Sì, essendo palermitano, sia con la scuola o comunque per fatti miei, ho sempre visitato questo posto. Andando a lavorare fuori, all'estero, quando posso, sia per lei che per me, vedere questi luoghi è sempre la prima volta, non si smette mai di imparare. Palazzo Normanni è, secondo me, la prima tappa quando si arriva a Palermo.